Questo programma è offerto da Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Gradisce, signore. Parti sarebbe senza Koleski. Koleski. Buongiorno a tutti. Anche oggi sono a cucinare nelle cucine di Villa Guicciardini, in questa bellissima villa con un parco stupendo, delle stanze e dei saloni fantastici. Venite a vederla, a visitarla, perché merita, per le vostre cerimonie, per tutte le vostre ricorrenze, per fare qualsiasi evento, venite a vedere, perché è bellissima. E oggi cosa vado a fare? Vado a preparare il pan bagnato. Pan bagnato che cioè, l'ho rivisito un po' a modo mio, lo faccio un po' ricco, non è un pan bagnato come facevano contadini con le verdure, con il cetriolo, e che l'ho voluto fare reinterpretare in modo un po' diverso. Si fa croccante. Croccante, che cosa si va a fare? Prima cosa, ho delle fette di pane toscano sciocco, il nostro pane, e vado a fare questo, lo metto così e lo vado a tostare in forno. Poi cosa faccio? Prendo le verdurine che vado a tagliare. Prendo la cipolla rossa, la metto in una ciotola, vado a levare questo qui, sono, eccola, e anche questa si va a mettere in questa ciotola con dell'aceto di vino rosso e un po' di zucchero, che venga un po' in agrodolce. Prendo l'aceto di vino rosso, si va a mettere qui così, poi si prende un po' di zucchero e si gira. E si fa marinare un pochino. Allora, poi si prende i pomodorini, datterini rossi e gialli, e poi ho preso due falde di peperone dolce e vado a metterlo nella nostra ciotola dove andremo a condire il tutto. Prepariamo
datterini. Che sono molto dolci in estate. Ecco qui. Poi prendo i peperoni. Anche queste a fettine così fini. Se trovate dei peperoni piccoli, di quelli dolci, ci sono anche colorati d'arancio, ci sono gialli, verdi, rossi, li potete anche fare con quei peperoni lì. Questo si prende sale, pepe, e olio. E si gira. Ora si va a prendere le cipolle, che almeno mezz'ora le dovete far stare a marinare, sempre rigirandole così, e vado a aggiungere al tutto anche queste. Così fatto, ora, ecco qua, il pane è già tostato, lo vado a mettere dentro al tutto. Questo lo metto dentro così, e per renderlo un po' più rustico vado anche a spezzarcelo dentro. Ecco, così. Ora prendo i pomodorini, questi ciliegini, li vado a mettere nel bicchiere del frullatore. Prendo un gocciolino di aceto un pochino di acqua e vado a frullare il tutto. Vado a condire un po' il pane.
che profumino di pomodoro. Eccolo qua. Andato. Ora si prende delle acciughe, dei filettini di acciuga e li vado a spezzettare dentro. Filettini di acciuga sott'olio, eh? Poi le mozzarelle, mozzarella di bufala. Anche questo si gira. E poi prendo un bel vassoio, bello profondo, e vado a mettere questo. Ben di Dio, perché credetemi, i profumi e i sapori ci sono tutti. Prendo ancora la mozzarella che mi è avanzata, ce la vado a mettere sopra. Così, e poi in precedenza avevo fritto dei capperini che avevo dissalato, fritti, messi sopra. Così, e un filo di olio sopra. Ovviamente diamoci anche una bella impepata, eh? Vai! Pronti! Guardate che piatto estivo e completo è questo! Quando vi avanzi il pane e non sapete cosa fare, si fa anche questo piatto qui, anche il pan bagnato. Sfogo alla fantasia e noi, io, Ilio Pesca, Colesche e Villa Guicciardini, vi si dà appuntamento a domani alla solita ora con un'altra ricettina. Ma ora tutti a tavola e pan bagnato sia. Ciao! Questo programma è stato offerto da Mar Blu. Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola.